Ok ragazzi, questo è il proiettore economico di cui parlavamo e niente, è un test, diciamo, corto, non è che bisogna star qui a far vedere chissà che. È un test, è giusto per rendersi conto cosa ti può dare un proiettore troppo economico, ecco, perché ripeto, a volte si pubblicizza proiettori da 50-100 euro come miracoli, ma realmente l'immagine poi non è. Quindi è giusto per farvi capire cosa potete avere con un prezzo sui 50 euro. Non lo so, giusto qualche foto per rendersi conto magari, ma boh, se trovo qualcosa, anche la ricerca è abbastanza lenta. Ecco, tipo queste foto qui. Queste sono foto fatte in full HD, ma ripeto, è giusto per darvi un'idea di quello che andate a vedere. Ecco, è poca roba, ragazzi. Dal vivo i pixel sono enormi, ma è ovvio, cioè, ripeto, è un test fine a se stesso. Durerà penso un minuto questo video perché è solo per far vedere che realmente chi pubblicizza proiettori da 100 euro, 150 in maniera. Questo mi è costato 35, altrimenti costerebbe sui 50, ma siamo lì. Non è che con 50 euro in più prendi un prodotto con chissà che. Allora. Niente, il menu è questo. La musica è. Navi, comunque sia tutto tra la pennetta. C'è un menu dove potersi calibri la temperatura del colore. Ma cioè, non ci stiamo a girare attorno. È inutile che poi ogni volta che torni indietro, ovviamente vai solo sul menu principale. Aspect Radio, B-Tool, MPEG, la modalità che sia standard. Soft, ma sono tutte modalità, raga, che non ci sto neanche a perdere tempo. Vabbè, qui cerchi la sorgente, il classico menu che troviamo ovunque. Ripeto, non è inutile che stiamo a perdere tempo più di tanto, qui vi faccio vedere da vicino cosa veramente c'è. Già da qui si vedono i pixel. E il telefono sarà a 50 centimetri, già qui a 60. Cioè, ecco. Capite? Ecco, questa è una foto che è stata scaricata in full HD, però già da qui è ovviamente un disastro, cioè la luce del sole qui da me è quasi tutto chiuso, lo schermo sarà, non lo so, al massimo arriverà un 45 pollici in 4 terzi, una cosa del genere. Cioè, veramente poca roba. E con 50 euro, raga, prendete questo, non prendete miracoli. Non prendete miracoli. Il telecomando funziona solo se direzioni dietro. Solo da dietro funziona il telecomando. Ecco, mi metto dietro, premo menu. Se io già mi mettessi di lato e provassi a premere, il telecomando non funziona. Sentite il click. Ecco, per dirvi che con questi prezzi è tutto, prendete tutto economico. Tutto, ragazzi, tutto economico. Quindi per il suo uso, per l'uso che deve avere, non dico che è inutile spendere 35 euro, perché ragazzi, con 35 euro veramente ci prendete poco. Però, ecco, sappiate che non so buttati, perché se uno ne fa un uso veramente spiccio,
da portare in giro per poter proiettare, ripeto, su un muro di un amico per vederci una partita. Questi comunque calcolate che so, circa 50 pollici, 45 pollici in 4 terzi. Ecco. Quindi per poter proiettare ovunque in maniera random proprio, cioè non, senza esigenze, eccolo qua. Questi sono 42 pollici circa, poco più in 4 terzi, che non è male. Cioè, è piccolissimo, te lo porti in giro, si alimenta con una stronzata, veramente. Comunque sia, il multimedia ce l'ha, c'ha la sua USB, c'ha l'HDMI, c'ha quello che deve avere. C'ha, male che va, c'ha pure l'attacco per le cuffie. Che ci metti magari uno stereo e via. Quindi per l'uso suo, per il suo prezzo, va sicuro che non è male. Fondamentalmente per l'uso che deve avere, si giustifica, ecco. Non è che... Però per chi vuole un proiettore per iniziare a fare un minimo di home cinema a casa, che sia un home cinema acerbo, quindi in cameretta, anche sul muro, senza chissà che, già questo, ragà, è poco. Questo è per il suo uso in giro, va anche bene, poi il prezzo è accessibilissimo, però fermi lì, ecco, non sognate come magari certe volte sulle pubblicità si vede che con 50-100 euro inizi a fare quasi un home cinema a casa, no. Questo primo video un po' acerbo finisce qui, ragazzi. Giusto per rendervi conto di quello che prendete. Ora qui io sto a luminosità soffusa, ecco, io se già se leggermente alzo un po' la serrandina, già diciamo che l'immagine è indecente. Che poi vi assicuro che già qui dallo schermo del telefono si migliora, ma dal vivo è oscena. Però ecco. Questo vi dà un proiettore da 35, che sia 50, che sia 70 euro, è questo che prendete. Già con 70 euro potete trovare di meglio, con 100, ma datemi retta, non pensate di fare un home cinema con un proiettore da 100 euro, 150, perché non lo fate. Perché poi l'immagine risulterà sfocata, sarà un macello. E niente, le conclusioni sono queste. Ci vediamo al prossimo proiettore che cercherò di portare il prima possibile. Ciao!